Buonasera amici della Mondo Futsal TV, siamo collegati dal Meucci di Aprilia per la 24esima giornata di Serie C2 Calcio a 5, oggi derby tra Buena Onda Aprilia e Eagles. Si aspetta il fischio d'inizio da parte del signor Marcelletti, che arriva in questo istante. Partita che inizia da Abate, sale palla al piede con il destro, la conclusione, deviazione, la traversa, poi Herrera che non riesce a sfruttare, occasionissima per l'Eagles. Serve ancora Abate con il destro, sfida Ricci, non lo salta, allora Ricci cura il pallone, attenzione, contropiede, pallone per De Giudici, De Giudici, Ambrosini. Ricci prova a crearsi lo spazio, entra nel rigore Ricci, recupera la sfera Abate, ancora però De Giudici, De Giudici, serve Longo, dentro ancora De Giudici, conclusione e la sblocca De Giudici. Vantaggio Buena Onda, non tradisce mai il bomber. Poco a fianco Bucè, libero in aria, gliela tocca adesso Sacchetti, la conclusione, non sbaglia Sacchetti, 1-1, rimette in parità il match. Lancio lungo ancora con le mani per Sacchetti, pallone che si perde tra le braccia poi di Passamonte, ancora De Giudici, controlla e conclude subito, respinge bene Ambrosini, passa bene il pallone per Abate, c'è spazio per lui, Abate dentro per Bucè, Bucè la controlla, Bucè, e arriva il vantaggio adesso dell'Eagles con Bucè che non sbaglia, grande inserimento da dietro ed è vantaggio. Ricci che prova lo scambio dentro, recupera il pallone Abate, Abate va via in contropiede in velocità, ancora Abate, entra in rigore, Abate, Abate salva tutto Margari con un guizzo, ma ancora Abate a spaccare in due la difesa del Buena Onda. Parecchio traffico davanti ad Ambrosini, fischia adesso Crepaldi, tocca poi per Ricci, la conclusione e la pareggia il Buena Onda con Ricci. Ancora Abate con l'esterno per Castelpietra, entra in area di gol, ancora Castelpietra con il sinistro che fallisce il tap-in vincente. Quindi Crepaldi per Longo, passaggio per De Giudici che si gira, la conclusione con il destro, gran gol da parte di De Giudici con il destro ed è 3-2. Tanto è entrato adesso Todisco e va lui alla battuta, Todisco, conclusione, Margarini respinge, ancora Todisco in area di rigore, Todisco si lotta, Abate la spedisce alta, Abate si inserisce, Bucè non l'ha vista, Abate la conclusione, Stodo salva, ancora in area di rigore, Morgano la conclusione, ancora Stodo, un miracolo da parte del numero 12 che tocca sopra la traversa, tocca per Cima, Cima Ricci, quindi ancora Cima, prova a salire adesso la squadra del Buena Onda, poi Longo per De Giudici che si gira con il destro, il palo, quindi Longo tocca dietro per Stodo, si muove Ricci, alla fine lancio lungo ancora per De Giudici, adesso Ambrosini, ancora Longo, 4-2, Buena Onda, la conclusione di Longo, chiude Sacchetti, quindi Abate, Abate tocca ancora per Sacchetti che si gira, la conclusione di Sacchetti violenta, sfiora il palo, guarda i giudici, finisce giù, non c'è punizione, contropiede per l'Eagles, Herrera sulla destra, Herrera ancora Stodo, monumentale stavolta, ancora la conclusione di Sacchetti, a stavolta la rete, Sacchetti e l'Eagles ritorna in partita con una bordata vincente da parte di Sacchetti, non manca veramente pochissimo, ancora Abate, Sacchetti dentro per Castelpietra e qui non riesce, ancora Castelpietra sulla sinistra, serve Abate, Abate per Sacchetti, dentro, respinta da Longo e a porta vuota Antonelli, 5-3, l'ha chiusa qui il Buena Onda, era un rischio troppo grande, alla fine l'ha preso così il gol. Ultima possibilità di ripresa da parte del Buena Onda, che comunque si rimane con il portiere di movimento Sacchetti e Stodo ancora a dire non di non riesce a concludere bene e su questa azione finisce qui il match, vince il Buena Onda 5-3 con un derby comunque spettacolare tra le due squadre giocate fino a fondo. Quindi da oggi è tutto dal Meucci d'Aprilia, un saluto da Emanuele Tegon e Valerio Di Prospero.